presente quello che sapevamo di Ezra Miller? È stata scoperta la verità. Ed è ancora peggio. Ezra Miller crede di essere il messia. Ciao a tutti, sono Barbie Xanax e benvenuti su Bix Coven, il canale YouTube interamente dedicato al true crime, l'originale di infilate delle imitazioni che girano in giro. Oggi continueremo a parlare per quanto riguarda Ezra Miller. Ne avevamo parlato già in precedenza, però erano tutte voci di corridoio, davvero poche cose erano state confermate. Ora c'è un'inchiesta di Vanity Fair che ricostruisce tutto e oltre a confermare delle cose che noi già avevamo capito, purtroppo ne escono fuori delle altre, che addirittura sono ancora peggio rispetto a quello che noi sapevamo. Quindi la storia di Ezra Miller è ancora più assurda. Warner Bros. Sembra cancellare il film a destra e manca, ma non si sa come stanno fissa con Fauci The Flash. E anzi, stanno girando anche nuove scene. Sono proprio fissati che sto film deve uscire, nonostante ci siano un sacco di problemi. Nonostante Warner Bros. Abbia cancellato tutte le uscite di film, sia senza una lira a quanto pare, quindi perché stanno a fare tutto questo? Ma puro masochismo? Diciamo che hanno fatto uscire una dichiarazione di Ezra in cui diceva che insomma avrebbe intrapreso un percorso di cura a livello psicologico e quindi avrebbe messo una pezza a tutto ciò. Ma basterà tutto ciò? Warner Bros. È convinta di sì. Le persone invece su internet hanno una memoria un pochino più lunga e non lo scopriremo. Ma soprattutto qui ci stanno un sacco di cose che so folli. Siete pronti per scoprire tutto, tutto, tutto su Ezra Miller? Questo è il video definitivo. Quindi, se vi piace quello che faccio e avete voglia di supportare il mio lavoro, potete farlo o abbonandovi al mio canale. Comparirà vicino un emoji così e anzi, buon Bixowin! Oggi inizia Bixowin, quindi tutti i nostri video a tema Halloween. Potete supportarmi anche seguendomi su Instagram, mi aiuta un sacco. La maglietta che indosso a tema Sorelle Sanders di Hocus Pocus e Stranger Things è di Pumpling. Con il codice sghiccio voi otterrete un paio di calze omaggio e aiuterete anche un sacco il mio canale. Qui sotto trovate tutti i modi per sostenere il mio canale, tutti i miei canali YouTube, il mio shop, chi più ne ha più ne metta. Ma iniziamo subito. In questo video parleremo di Ezra Miller, che va sotto pronome neutro, ma qui parleremo anche di tante cose, perché a quanto pare la situazione è un po' un casino. Io tenterò di utilizzare il pronome neutro, però a quanto pare, quanto è uscito fuori da questa inchiesta, a Ezra gliene può fregare di meno del suo pronome neutro, visto che la maggior parte delle persone vicino le parlano al maschile. Quindi io tenterò il pronome neutro semplicemente perché so pure io masochista. Ma iniziamo! L'ultima cosa che noi sappiamo di Ezra è che ha rilasciato questo comunicato stampa in cui dice: mi devo curare, devo prendermi cura di me stessa perché ho avuto un po' di problemi e quindi mi concentro su quello. Faccio il mio firmetto The Flash e ciao. Questo comunicato stampa possiamo dire che era palesemente scritto da un PR, non era minimamente in linea con tutto quello che abbiamo visto su Ezra, e quindi era semplicemente metterci una toppa e dire vabbè, famo sta cosa, esce il suo film e basta. Al momento Ezra è in silenzio più totale e si è rifiutato anche di commentare qualsiasi altra cosa Vanity Fair ha chiesto di confrontare o meno, e diciamo un suo rappresentante ha parlato per sta roba. Quindi, che cos'è successo a Ezra Miller? Qui ci sarà tutta una ricostruzione della cronistoria, perché è fondamentale per capire bene tutti i passaggi. Alcuni noi non li avevamo capiti nei video precedenti e non c'erano informazioni. Questa volta ci stanno e preparatevi, la storia è assurda. Cioè, il fatto è che noi parleremo di un tizio che si chiama Orso e di Ezra che effettivamente è convinto di essere il messia e ce l'ha con Susan Sarandon, una roba folle. Tutto inizia a marzo, quando Ezra Miller entra in un bar, sta alle Hawaii, entra al Margherita Village, prima insulta tutti, poi sputa in faccia una guardia e poi c'è una tizia che sta lì accanto a Shallow di Lady Gaga tutta stonata, perché ovviamente ma come fai accanto a Shallow di Lady Gaga? Cioè onestamente è difficilissima la tua canzone. Lady Gaga ce la può fare, perché diamo merito a Lady Gaga, per una volta famogli un complimento, è brava. Qua la canzone è difficile, lei la sa cantare, ma tutti i latti che cantano al karaoke, santi Dio, sembrano dei cagnolini scannati. Quindi Ezra senza statizia che sta a cantare la riga, strappa il microfono e l'ha insultata. Fino a questo passo posso dire una cosa: questo evento io mi sento di non condannarlo del tutto, onestamente. Poi le cose però sono diventate un po' più complicate, perché Ezra Miller ha iniziato a parlare dei nazisti, dice di avere le prove, e c'è un video abbastanza assurdo di quando è arrestato dalla polizia e inizia a lanciare insulti a destra manca e dice anche delle cose strane, dice lasciatemi in pace, stavo registrando un video che sarebbe diventato un NFT cripto di io che vengo aggredito. Se non sapete cosa sono le NFT, sono tipo dell'arte digitale, tipo delle emoji, dice sì, questo è un Picasso e vale milioni, una roba così, cripto, criptovalute, tutta quella roba da uomini etero. Quindi stava dicendo che praticamente quell'arresto era in realtà arte registrata e quindi stava facendo tutte queste cose non perché poi era partita la brocca, ma perché era arte. Insomma, Ezra
ci hai provato. E invece si inizia con la perquisizione, quindi iniziano a tastare nelle tasche e trovano dei proiettili di polistirolo. Cercano le generalità, dei documenti, eccetera, eccetera. E qui c'è un'altra cosa detta ad Ezra, che onestamente per me è anche un punto interessante. Ezra pubblicamente ha fatto coming out come non binario, non binary, e ha detto che in quel momento voleva non essere perquisito da un uomo, quindi probabilmente ipotizzo da una donna. E diceva che ignorare questa sua richiesta era un atto di bigotteria e un vero e proprio crimine d'odio. Su questo voi cosa ne pensate? Allora, come vi ho detto, non binario vuol dire a grandi linee non riconoscersi in nessun dei due generi. Detto proprio così, se nel caso fosse sbagliato correggetemi. Sto minimizzando e riassumendo, però come ogni cosa quando la riduci al minimo può essere un po' sbagliata. E quindi in genere le perquisizioni vengono fatte da persone dello stesso genere biologico. Quindi vuol dire che se una donna deve essere perquisita prendono un agente donna che la perquisisce. Il motivo è che ovviamente per questioni, diciamo, di probabilità è molto più probabile che la persona presa in considerazione potrebbe essere, quella gente potrebbe essere eterosessuale. Quindi mettere, che ne so, un uomo a perquisire una donna, c'è una percentuale maggiore che quella gente, pure se è gente, pure se dovrebbe solo perquisire, magari allunga un po' le mani. Per evitare questa situazione si tenta di prendere persone dello stesso genere biologico. Questo non vuol dire che non esistano persone gay e roba del genere, però la probabilità che ci si trovi nella situazione dove qualcuno preso un po' dalla voglia, allunga le mani per questione di calcolo delle probabilità, perché ovviamente le persone etero sono numericamente maggiori, sono di meno. Ma in una questione di, in un universo in cui ci troviamo di persone non binarie, che esistono, ecco, per quanto voi possiate di boh, io sono indeciso, io non capisco, roba del genere, sono persone che esistono nella nostra società. Sono persone che esistono, stanno vivendo, e quindi nel caso, che ne so, venisse arrestato, venisse presa in arresto una persona del genere, che succede? Cioè, le prigioni, per esempio, sono divise in uomini e donne. Che fanno? Vanno in isolamento? Non mi sembra corretto, onestamente. Mi sembra una pena maggiore rispetto a qualcosa che, boh, mi sembra eccessivo. Voi cosa ne pensate? Ovviamente, secondo me, potrebbe anche essere una situazione di bigotteria quello che stiamo vivendo. Perché sappiamo che, insomma, le forze dell'ordine non è che siano proprio avanti su determinati argomenti, super sensibili, ecco. Quindi potrebbe essere sia un atto di bigotteria, sia difficile inserire determinati argomenti a persone in là con l'età, e potrebbe essere anche un argomento che viene semplicemente sottovalutato perché è complicato da risolvere. Però voi, secondo voi, come si potrebbe risolvere questo argomento? Perché io non lo so, o magari ogni persona binaria dice il genere della persona che vorrebbe facesse questa perquisizione. Non lo so, secondo me è molto complicato. E secondo me questa è un'ottima situazione per un punto di riflessione, voi ditemi la vostra opinione. Ezra però, insomma, gli parte un po' a brocca, dice che quello che stanno facendo è fuori legge e li accusa anche di aver rotto, cioè rovinato i nervi della sua mano per via delle manette. E lì la gente gli dice, sì, però se tu non correvi non te lo dovevamo ricchiappare, dovevi, basta, stavi lì, basta che non scappavi. Come vi ho detto, la polizia perquisisce Ezra e trova là dentro, nelle tasche, una bustina di plastica con dentro dei proiettili di polistirolo, quindi finti, ecco. Lo usa tipo talismano, dice che è importantissimo. Boh. E sentirete anche più là la storia dell'anello, perché c'è un altro anello che è totalmente una roba follia. Ezra a quanto pare ha fatto un sacco di bordelli alle Hawaii, prima ancora della sedia in faccia, narizia a caso, prima ancora di entrare dentro una stanza di due persone e rubare il passaporto o i soldi, e prima ancora del karaoke a quanto pare aveva strangolato due persone in Islanda, noi ne sapevamo solamente una. Inoltre c'è tutta la questione del Vermont, in cui ha rapito praticamente Sadizia con tre figli, e che quella questione è follia. Insomma, inizialmente Warner Bros. Fa finta di non vedere niente, insomma, sì, queste cose alle Hawaii, insomma, sì, quest'altra cosa, insomma, però le cose diventano sempre più difficili da dribblare, soprattutto quando in Nord Dakota viene emanato un ordine restrittivo, ben due tecnicamente, contro Ezra, e viene uno di questi proprio mandato avanti dai genitori di Tokata, ovvero, vi ricordate quella ragazza, all'epoca ragazzina, che aveva conosciuto Ezra Miller quando avevano 12, quando lei aveva 12 anni e lui aveva già oltre i 20, e lei è un'attivista, è una nativa americana, e lui l'aveva trascinata quando era una ragazzina minorenne nel set di Animali Fantastici come se niente fosse, ecco. Adesso Tokara è praticamente scappata con Ezra e praticamente ha detto ai genitori che da oggi in poi si chiama Gibson e è una persona non binaria. I genitori non riconoscono questa cosa e quindi c'è tutta una lettura secondo cui i genitori potrebbero essere omofobi, ma i genitori dicono un'altra cosa, ovvero che la loro non è omofobia, ma è Ezra Miller che gli ha fatto il lavaggio del cervello. Qual è la verità?
molto complicato. Il padre di Gibson non è certo l'ultimo arrivato, è un uomo d'affari con un passato un po' complicatino, ma ovviamente un problema è quello che Ezra è andato via con Gibson quando era una bambina piccola sotto l'età del consenso e a quanto pare hanno fatto cosacce e gli ha dato un sacco di droghe a una ragazzina. Gibson aveva solamente 12 anni e a quanto pare c'è questo ordine restrittivo della Corte di Giustizia dei Nativi Americani. Io non so, la Corte di Giustizia dei Nativi Americani ha potere anche per quanto riguarda gli Stati Uniti? Sì, no, boh. Comunicano oppure no? Ma Ezra ha un altro ordine restrittivo di cui avevamo accennato negli altri video, ovvero un ordine restrittivo che arriva nel Massachusetts, in cui a quanto pare ha dato un fastidio a un altro bambino, bambina non binario di 12 anni, in ben tre occasioni, mettendo questa persona a disagio. Ezra nega tutto ciò, però noi non sappiamo, al momento ci sono queste cose emanate dai tribunali e se sono reali ci penseranno loro, perché emanare qualcosa può anche essere magari su supposizioni o cose fraintendibili, però insomma queste fraintendibilità sono veramente tante. Ma arriviamo alla questione, Ezra Miller era veramente tutto così carino e coccoloso e tutti sono cattivi che vogliono veramente odio verso la sua persona? No, ecco, diciamo che la situazione è molto complicata. Noi avevamo visto questa versione secondo cui tutti i media erano contro Ezra Miller da Anna, ovvero la ragazza di 25 anni che era andata lì nella fattoria del Vermont con i tre figli che a quanto pare c'era tutte armi e proiettili ovunque con una bambina che c'aveva un proiettile in bocca. La versione della diva era, io mi ricordo l'Instagram Stories, lei che parlava solamente del pisello di Ezra Miller, tutte in lungo e largo, dice madonna mia, oh che stecca, che c'era roba così. Fin troppo, pure quelle informazioni dici vabbè ne voglio sapere, e il fatto che Ezra le avesse salvato la vita. Però a quanto pare quella fattoria era stracolma di armi e nel mentre c'erano i ragazzini che correvano spensierati i proiettili. Ma chi è che ha visto queste armi? Perché questa era una delle domande che io mi ero posta sinceramente sapendo le altre informazioni. Ho detto scusate, ma c'è qualcuno d'attendibile? Che so ste fonti? A quanto pare un vecchio amico di famiglia, famiglia nel senso che amico di Ezra, e a quanto pare era piombato da casa, ha visto sta ragazzina col proiettile in bocca. E qui viene emanato un altro ordine restrittivo da parte dei servizi sociali. Perché? Perché questi bambini praticamente non sono solamente di lei, ma sono anche di un altro uomo. E fidate, appena approfondiremo la questione dell'altro uomo, chi è il marito di questa, vi mettete le mani nei capelli e dite mamma mia, ma Ezra Miller fa veramente schifo. Allora, c'era tutto questo contenzioso che lui non poteva vedere i bambini e quindi si era lamentato del fatto che lei l'avesse portati via dal paese, ovvero dalle Hawaii, per andare in un'altra nazione, ovvero gli Stati Uniti. Quindi che cosa aveva fatto? Aveva fatto questo ordine restrittivo per poter comunicare con i bambini, ma c'era tutta un'altra questione complicata. Oltre all'affidamento c'era quest'uomo che aveva delle denunce per quanto riguarda l'essere aggressivo, e Anna stessa aveva parlato di come lui la picchiasse, la umiliasse davanti a tutti, eccetera eccetera. Perché quest'uomo aveva diverse mogli e a quanto pare, preparatevi, era amico di Ezra Miller ed era capo di una setta di donne. Aveva un harem. Ne approfondiremo man mano. A quanto pare però quando è arrivata la polizia dentro questa fattoria del Vermont, puff, Anna è sparita così come i ragazzini, e infatti è sparito anche il suo Instagram perché io la controllavo, una ragazza di voi me l'aveva suggerito e io sono andata lì a impicciarmi. Durante tutto questo periodo Warner Bros sta zitta, dice boh, tutti dicevano vabbè ma allora cioè non lo fanno più scisto Flash, ma lo buttano fuori Ezra Miller, che fanno? Lo sostituiscono un'altra persona? Come possono rifarlo? Quindi non sapevano che cavolo fa, nel mentre Warner Bros stava in silenzio, stava a favare. Però a quanto pare qualcuno di vicino dice che Warner Bros sapesse tutto e tentasse un po' di metterci una pezza, tipo vabbè tentiamo un po' di giostrare questa cosa, e sapeva insomma che pure che Ezra Miller avesse qualche problema. Il 15 agosto arriva quel comunicato di Ezra che noi conosciamo molto bene, quello mi devo prendere tempo per me, bla 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 bla. Ho capito che sto soffrendo di una complessa crisi di salute mentale e sto iniziando a sottopormi a un trattamento. Voglio scusarmi con tutti quelli che ho fatto spaventare e che ho fatto arrabbiare per via delle mie azioni passate. Mi impegnerò per fare il necessario per tornare in salute, sicurezza e produttivo nella mia vita. E possiamo dire, questo è letteralmente un comunicato scritto dal colosso del cinema, quindi per favore guardate The Flash, stiamo un po' messi così, guarda, andate a comprare questo biglietto. L'inchiesta di Vanity Fair però non è che ha solamente delle fonti un po' così, ha un sacco di fonti, tra cui delle persone che hanno vissuto lì nella casa del Vermont con Ezra in vari periodi, o persone che lavoravano lì, e diciamo sono venuti fuori un po' d'artarini. Infatti molti dicono che purtroppo Ezra avesse un po' perso la strada giusta da un bel po' di tempo e che insomma stesse un po' andando fuori da parecchio. Dice che tutti lo sapevano, che la cosa andava avanti già da 2 anni, e a quanto pare i problemi sono droghe, pistole e dichiarazioni molto molto strane. Le persone vicine a lui dicono che molto spesso Ezra si rivolgeva a sé come Dio, Gesù o il diavolo,
e soprattutto utilizzava The Flash, ovvero il personaggio dei supereroi che interpreta, come se fosse qualcosa di reale, come se fosse veramente tipo, oh, io so questo, come se fosse divino. Addirittura molte volte parlava di The Flash come un essere superiore che portava la luce tra i multiversi e lo paragonava esattamente a Gesù. Quindi lui, essendo come Flash, lui era Gesù. Ora, con tutto il buon cuore, ok, Ezra è una stronzata. Gesù è The Flash, ma che cazzo se lo incula The Flash, ma su! Quelli pazzerelli di Hollywood se ne sono fregati, perché tanto Ezra faceva vendere un sacco di copie, andava molto bene, le interviste piacevano un sacco, e quando si presentava sui tappeti rossi la gente stava fuori di testa, gli piaceva un sacco, quelle frasi un po' stranette, look sopra le righe, tutti lo adoravano. Tutti erano convinti che le sue uscite fossero qualcosa di estremamente consapevole, dichiarazioni particolari proprio per intrattenere. Qui, quando si è presentato al Comic Con vestito da funghetto sexy di Super Mario o offrendo marijuana ai giornalisti del Comic Con, la gente diceva: Madonna, che personaggio figo, guarda che personalità. Certo, rilasciava interviste un po' particolari, come durante Animali Fantastici, durante una delle sue prime interviste, parla di un suo incubo quando era bambino, ovvero quello di un treno della metropolitana, di Beethoven, e di sua madre e sua sorella che venivano aperte come dei maiali dal mento fino all'addome. Tanto che addirittura anche gli altri membri del cast sono rimasti totalmente sconvolti e hanno detto: ma che cazzo! Tutto questo era ben accettato, faceva vendere, piaceva, addirittura tutta la press, la stampa, stavano fissa quando rilasciavo queste interviste, dicevano: Madonna mia, quanto è consapevole, soprattutto quando poi è iniziato tutto quella divulgare per quanto riguarda rendere consapevoli, per quanto riguarda l'identità di genere, il coming out e tutto, tutti erano molto contenti di questo personaggio e anche la sua sensibilità per quanto riguarda questi argomenti, tanto da titolare così devono essere la prossima generazione di star di Hollywood. E ovviamente questo inizia a essere un problema, non in generale, ma nel caso di Ezra, perché in realtà lui è circondato da persone che non gli vogliono bene, ma anzi stanno istigando in lui dei pensieri un po' eccessivi. Queste cose possono ingrandire un ego, distruggere magari dalle pressioni di Hollywood certi giovani, ma davanti a persone che sono contornate da persone poco raccomandabili può essere letteralmente un mix letale. Steven Chomsky, ovvero l'autore di Noi siamo infinito, dice che lui non sente Ezra da praticamente 10 anni, gli ha scritto una lettera quando ha letto queste cose e spera che insomma abbia ancora quella luce che aveva visto durante le riprese del film. Ma a quanto pare le cose... ma andiamo per volta. Vanity Fair è riuscita anche un po' a ricostruire tutta la situazione. Gli eventi di questo tipo, molto sopra le righe e potenzialmente violenti di Ezra, sono tanti. Già nel marzo 2020, per quanto riguarda l'Islanda, ci sono 2 strangolamenti virtualmente. E già lì si parlava della salute mentale di Ezra. La stessa persona, insomma, rifletteva sul fatto che aveva bisogno di una mano. E già nel 2018 rifletteva proprio sullo stato della sua salute mentale. Parlava della generazione, dei millennials, e dice: molti pensano che noi siamo pazzi. E effettivamente è così. E a quanto pare, quello che ha veramente traumatizzato forse Ezra è stato proprio il divorzio dei suoi genitori, a quanto pare, che già vivendo una situazione molto complicata, unitasi poi al lockdown, c'è stato un mix perfetto quasi. Lui dice che per curarsi in un certo senso da questa tristezza andava alle feste e lì prendeva un sacco di droghe, e questo, unito ai problemi, unito al lockdown, ovviamente ha peggiorato le cose. Ma com'è andato in Islanda? Com'è successa la cosa dell'Islanda nel 2020? A quanto pare dal nulla Ezra arriva e fa: andiamo in Islanda. Perché? Per come? Boh, voleva andare in Islanda. In Islanda è la prima volta che Ezra viene accusato effettivamente di qualcosa, e il motivo per cui può, diciamo, fare queste cose, ovvero muoversi tanto e far perdere le sue tracce a tutti gli effetti, anche grazie alla grande capacità economica che ha, è ricco. Purtroppo a volte il privilegio economico ti permette di poter fare determinate cose, e avere un privilegio economico non vuol dire che magari non sei soggetto a altre discriminazioni per quanto magari riguarda l'orientamento religioso o l'orientamento sessuale, eccetera eccetera, ma allo stesso tempo bisogna un po' fare un gioco per quanto riguarda tutti i privilegi. E diciamo che lì in Islanda ci stanno 2 versioni dello strangolamento: la prima, di cui non sappiamo niente, e la seconda, che diventa virale, improvvisa, compare il video su Twitter e boom, tutti sanno tutto. In quello precedente, a quanto pare, aveva picchiato e strangolato una persona, qui solo strangolata e buttata per terra. La donna, ne avevamo parlato anche negli altri video, aveva fatto una sorta di battuta sul fatto che Ezra stesse in ciabatte, in infradito, in Islanda, e lì la cosa è un po' sfuggita di mano. Lei ha fatto tipo una battutina su: dai, combattiamo, e Ezra ha preso proprio troppo a lettera. Nel momento però, a quanto pare, dopo che succedono queste cose, Warner Bros. Già sa tutto, dicono, almeno nell'articolo di Vanity Fair, e a quanto pare Ezra inizia a fare un po' la vittima. Dice: no, tutti ce l'hanno con me, tutti mi odiano. A quanto pare si giustifica dicendo che erano un gruppo di adolescenti che lo prendevano in giro. E Ezra, con un background di arti marziali e essendo oltre 30 anni, era stato letteralmente aggredito da questo gruppo di teenager e si era intimorito. Come
gli ho detto, a quanto pare tutto inizia letteralmente in quel periodo, sia per quanto riguarda il lockdown, sia per quanto riguarda le sostanze, le feste eccetera eccetera, ma soprattutto l'altra cosa, ovvero il divorzio dei genitori. Nel 2019 Marta, una ballerina, e Robert, un editore, si separano, e a me sinceramente, lo sapete cosa mi è venuto in mente? Mi è venuta in mente la scena di Batman vs Superman. Marta! Marta! Ma Marta è il nome di mia madre! Chi è Marta? E ci possiamo unire anche a Ezra Miller, che si crede fresh e fa: ma Marta è il nome pure di mia madre! Un nome da partoriente di supereroi. Questo risulta essere quasi un motivo scatenante. Avete presente tipo i serial killer? A me è sembrata una roba così. Poi se ci sia del vero o meno lo scopriremo man mano. Il padre non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione. La madre invece verso giugno passa lì davanti alla fattoria del Vermont e ce l'ha più i giornali. Dice: voi siete cattivi, dipingetemi Pio come una persona brutta, ma invece è un cuccioletto. Sono tutte notizie false. Ora, oggettivamente, tutte notizie false secondo me no. Magari le hanno gonfiate i giornali, è molto probabile, però onestamente sono così tante che forse qualche problemino c'è. E la cosa onestamente che mi fa ancora più pensare è il fatto che le notizie sui giornali erano vaghe, ma erano limate, cioè non erano in eccesso. Queste che stiamo scoprendo adesso da Vanity Fair sono peggiori rispetto a quelle che sapevamo, quindi cioè, questi giornali si sono pure tenuti leggeri. Infatti arriva la notizia che per me è quella più assurda, ovvero in Islanda Miller passava del tempo con un uomo di 55 anni chiamato Jasper Youngbear, Jasper Giovane Orsetto. Vabbè, chi è sto Jasper Giovane Orsetto? È praticamente il consulente spirituale di Ezra, che praticamente gli dà dei consigli spirituali. Cosa fa un consigliere spirituale? Io non ne ho idea, santi Dio, sono troppo povera per sapere queste cose. Questo giovane orsetto è uno sciamano, gli dà anche delle medicine, e abbiamo capito cosa sono, è droga, e gli dà pure dei consigli di vita, tipo: quella persona allontana da qua, tizia, lasciala. Secondo alcuni, infatti, sto orsetto gli sta a fare tipo una sorta di lavaggio del cervello, e l'ha anche convinto di una cosa, ovvero che Ezra è il messia. Gli ha detto: guarda, ci sono figure misteriose che sono dei demoni che sono qui sulla terra per ucciderti, perché tu sei il messia. E a quanto pare, secondo fonti vicine, secondo quanto riportato da Vanity Fair, Ezra pubblicamente parla dei pronomi neutri, ma nel privato non gliene può fregare di meno. Quanto riportato, secondo quanto detto da questo sciamano, in realtà sembra essere possibile, perché sulla versione britannica di GQ Ezra Miller dice una cosa strana: sono qui per fare tutto quello che posso per tutti. Un discorso molto da messia. Ora, se noi siamo davanti a una persona che già c'è del narcisismo, che ha una potenza sopra la media di soldi, di fama, di persone che l'acclamano eccetera eccetera, ovviamente la cosa può finire molto molto male. Se sei solo, pesantemente sotto questioni di droga, o stai anche oltrepassando, stai passando un periodo molto difficile per te a livello emotivo, come per esempio la separazione dei tuoi genitori, allora è terreno fertile per sta gente che ti vuole fregare i soldi e ti vuole manipolare. A quanto pare Ezra e questo giovane orsetto gli diceva: guarda, per curarti, per fare i due riti magici, vai alle feste, drogate come a merda e così sei un messia coi controcoglioni. Quindi Ezra per tutto il tempo in Islanda va a feste, rave, tra cui una di 23 giorni in cui si è sparato anche la merda. Si inizia a avvicinare sempre a più persone strane, soprattutto Ezra inizia a avvicinarsi a persone estremamente giovani, soprattutto bambine, e come Tokara, insomma, che aveva quasi 12 anni, e tipo tenta di avvicinarle con l'idea: sto facendo una band, voglio che tu sia parte della mia band, ci mettiamo sotto contratto. Inizia a prendere tutte queste persone molto giovani o che non c'entrano niente con la musica, sia ragazzini artisti, ma anche persone adulte che, insomma, non lo so, magari sono DJ, però li adesca con questa idea, come i DJ di cui avevamo parlato negli altri video, e va a puntare soprattutto con le persone che sono o molto giovani o in un momento molto delicato a livello emotivo. Ezra da diverso tempo vive in quella fattoria montagna del Vermont, ormai già dal 2017, che lui chiama La Montagna, insomma, artistia, un artista, mamma mia che nome. Questa proprietà è letteralmente circondata da foreste, e prima era un allevamento di alpaca, animali in generale. A quanto pare la casa è veramente in casino, era veramente un porto di passaggio per un sacco di amici tua, per un sacco di tempo, gente che si sfonnava le canne, fumavano, Ezra che faceva i trucchi di magia a quanto pare, o giocavano a Call of Duty. E a quanto pare, prima di tutto il delirio che è iniziato in Islanda, Ezra era abbastanza sciallo, insomma, con gli amici. Se avevano bisogno di soldi glieli prestava, se dovevano spostarsi, raggiungerlo, gli pagava i biglietti. Adesso però dovevano sottostare una cosa: lui, Ezra, stava in fissa di monologhi, quindi se te beccavi tutto sto monologo, rompi i coglioni,
ti dava i soldi, ti regalava cose, e sinceramente anche così mi mette un po' inquietudine, cioè che brutti legami onestamente. Ma qui arriva Tokara, ovvero Gibson, 12 anni, Ezra si avvicina, oh ma puoi entrare nella mia band? E inizia a fargli il lavaggio del cervello, inizia a dire che in realtà loro sono veramente l'unione di Gesù Cristo. Ovviamente il rappresentante di Ezra Miller dice, guarda, loro stavano insieme, dicevano di essere fidanzati, ma guarda, non hanno mai scopato, mai toccato niente. A quanto pare la versione confermata è ancora più... folle. Ezra praticamente dice a Gibson di essere Gesù Cristo e che lei è una dea ragno apocalittica dei nativi americani, e secondo Ezra la loro unione avrebbe portato l'apocalisse, e proprio per questo tutti erano così contrari alla loro storia d'amore. Una dea ragno apocalittica, così vi dico solo questo, che insieme avrebbero guidato la rivoluzione degli indigeni, dei nativi americani. E ora vi starete a dire, vabbè, ma quindi Ezra Miller c'ha un passato da nativo americano? No, un cazzo, proprio così, c'è sta fissa secondo alcuni, però non c'ha niente, non è, anzi, non ne sa nemmeno un cazzo. E dei diritti dei nativi americani, a quanto dicono, se ne sbatte pure le palle. La casa nel Vermont a quanto pare è veramente un casino. Qua c'era un altare con proiettili, salvia, erba e statuette di Flash, e quelle statuette di Flash noi le avevamo viste su Instagram, Deanna, ve lo ricordate? A quanto pare Ezra, quando le donne arrivano in casa sua, fa sacrificare solamente alle ragazze il proprio cellulare a questo altare, che praticamente lui se lo frega e lo perquisisce. Non tanto per una questione di soldi, ma più che altro per una questione di controllo, che a quanto abbiamo capito, insomma, è questo che fa. Tutte le donne che si avvicinano a Ezra non hanno più un controllo, non hanno più un telefono, non hanno più soldi, non hanno più documenti, e vengono totalmente circuite da queste idee di Ezra. A quanto pare però Ezra ce l'ha così su usanza random, perché a quanto pare lei ha fatto una festa, non l'ha invitato e lui ha rosicato come la merda. Però un suo rappresentante dice no, in realtà sono grandissimi amici e quindi questo suo non invito è stato veramente brutto e cattivo, e quindi Ezra vuole che Susan Sarandon si inginocchi al fatto che lui è il messia e al suo altare. Quante informazioni devo metabolizzare? Cioè, cosa intende per inginocchiarsi? Quello che intendo io? Forse sto malinterpretando. E soprattutto, ma di che sono amici? Cioè, come possono essere amici lui e Susan Sarandon? Ci avranno 70 anni di differenza. Secondo i rappresentanti di Ezra, sono grandissimi amici. Sotto i rappresentanti di Susan Sarandon hanno detto no comment, niente. Come vi ho detto, nel 2018 Ezra Miller fa coming out come non binario e poliamoroso. E questa cosa ovviamente è una cosa molto bella per il messaggio e tutto. Allo stesso tempo emergono delle cose un po' strane. Io sinceramente mi sembrava un po' strano come parlasse Anna nelle sue Instagram story di Ezra. Sì, utilizzava il pronome neutro, però vedevo molti stereotipi del machismo applicati a Ezra Miller. Mi domandavo, ma scusa, ma perché? Che necessità c'è in una qualsiasi situazione? Ma soprattutto in questa, che necessità c'è? Però molti amici vicini dicono che in realtà la situazione poliamorosa di Ezra Miller non è proprio ok, e non perché sono contro il poliamore è praticamente avere un rapporto anziché solamente con una persona, quindi a due, con amare tante persone, ecco, non semplicemente rapporti usa e getta, ecco, ma proprio rapporti di sentimenti, eccetera, eccetera. Loro però dicono che i rapporti di Ezra Miller con queste, principalmente ragazze, quasi esclusivamente ragazze, non sono neutri, ma sono fortemente gerarchici e di tipo patriarcale, in cui queste ragazze non possono avere cellulare, non hanno soldi e sono praticamente soggette al suo lavaggio del cervello. E qui io un filo mi incazzo, perché oggettivamente c'è qualcosa che non torna, sia per quanto riguarda bambine piccole tipo Gibson, ma anche per quanto riguarda tutte le altre storie che abbiamo visto, e soprattutto quella di Anna, che ci sembrava abbastanza consensuale. Ora che andremo a vedere come si sono conosciuti, cioè no, no. Gli amici stessi dicono che Ezra è un tipo di rapporto patriarcale dittatoriale in cui controlla tutte queste donne. Il fatto che si sia dipinto come fluido e non etero, dicono, molti pensano male per via del fatto che abbia avuto rapporti soprattutto con donne, quasi esclusivamente con donne. Su questo io vi posso dire che non è che la situazione nel caso della bisessualità, come volete insomma parlare, insomma rapporti più ampi, non è una questione 50 e 50, ci può stare inevitabilmente una preferenza. Questo non vuol dire che se tu non hai rapporti fisici o rapporti sentimentali con una persona di quel genere, tu non sei attratta da quel genere, perché insomma l'eterosessualità tu ce l'hai prima ancora di avere il tuo primo rapporto, c'hai già quel tipo di attrazione verso un genere, un tipo di persona, ecco. Quindi questo
non lo so, può voler di tutto e niente. Sia per quanto riguarda Rosie, una ragazza britannica, che per quanto riguarda Gibson, c'è una storia molto simile, ovvero vengono trascinate in giro da Ezra senza soldi, senza cellulare, senza documenti e molte volte addirittura fatte vivere quasi come delle senza tetto insieme a Ezra. A volte, per quanto riguarda le Hawaii, stava con Gibson in una tenda di plastica sul ciglio di un vulcano. Secondo molti amici di vecchia data, il vero problema è che Ezra è letteralmente circondato da solamente persone che gli dicono sì. Qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa sia più assurda, lo assecondano. Ovviamente però questo non toglie la responsabilità a Ezra Miller stesso e a tutte le persone vicino che pur di avere un guadagno, accessibilità a determinate cose eccetera, chiudono un occhio su veri e propri abusi che le persone fanno se sono ricche, famose eccetera eccetera. E lo sappiamo molto bene, non è il primo caso di persone molto famose che adescano ragazzine. Secondo i genitori di Gibson, però io onestamente qui prenderei la cosa molto con le pinzette, loro sostengono che tutta la questione dell'identità di genere di Ezra e di Gibson sia semplicemente una scusa per diciamo dirottare qualsiasi critica come omotransfobia. Io onestamente non lo so, potrebbe essere questo il caso, però in genere questa motivazione è fortemente utilizzata da tutte quelle persone che vogliono distruggere questi come si dice, questi argomenti, e utilizzano molto spesso questa argomentazione come argomentazione fantoccio per in realtà nascondere una certa discriminazione per quanto riguarda la community LGBTQ+. Quindi magari effettivamente i genitori di Gibson hanno ragione, però boh, io non me la sento di accettare questa questo argomento al 100% come loro dicono, proprio per via di tutte le questioni pregresse. Però a quanto pare tutti sono d'accordo con una cosa, ovvero che Ezra sta in fissa con le armi. Sta proprio in fissa. E Ezra sta nel Vermont, uno stato che ha una legge sulle armi molto permissiva, tanto che addirittura vanno veramente a comprare cappuccino con fucile sulla schiena, quindi immaginate. Dicono che a quanto pare ha iniziato ad accumulare armi su armi, anche molto pericolose, fucili d'assalto, per sua sicurezza personale. Un amico dice che ha visto Ezra mentre canticchiava dentro casa con un fucile in mano, e secondo alcuni Ezra ha iniziato a viaggiare con un piccolo gruppo di persone, tutte armate, armato, anche la sua persona compresa, e con un giubbetto antiproiettili. Questo perché? Perché è convinto che ci siano dei demoni che lo vogliono uccidere. Diciamo che poi si aggiunge anche un'altra cosa, a gennaio minaccia il Ku Klux Klan, ovvero quel gruppo di razzisti, un capitolo del North Carolina, e l'attore dice: se volete morire, io vi consiglio di uccidervi con le vostre stesse armi. Altrimenti continuate a fare esattamente quello che state facendo e noi lo faremo per voi. Non è uno scherzo, anche se riconosco che sono un clown, però per favore prendetemi sul serio. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che molte persone sono preoccupate per Ezra perché ha minacciato praticamente un cartello del Ku Klux Klan, quel gruppo di razzisti. Allo stesso tempo Ezra stesso è molto preoccupato perché è convinto che ora lo vengano a cercare. E questo è letteralmente un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e molte persone iniziano ad allontanarsi dalla figura di Ezra. Le cose stanno sfuggendo di mano, alcuni prendono queste minacce come reali, concrete da parte sua. Le persone non vanno più a trovarlo perché, per esempio, due amici di vecchia data vanno dentro la fattoria e trovano un arco e una freccia puntato direttamente sulla porta, la porta di entrata. Ezra con la faccia a terra, rivolto verso il pavimento. E se voi avete visto Dobbiamo parlare di Kevin, quel personaggio in quel film in cui Ezra Miller interpreta un ragazzo disturbato, faceva del male alle persone proprio con arco e freccia, e Ezra stesso ha detto che si è portato quello strumento a casa con sé. Forse è lo stesso del film? Forse sì, forse no. Aveva parlato infatti in un'intervista in cui aveva detto: vuoi venire a vedere a casa mia quell'arco e quella freccia? Tentando un po' di rimorchiare l'intervistatrice. Durante questo evento era completamente solo, ubriaco dentro casa, e qui quindi molti amici hanno preso tutte le armi e le hanno messe sotto chiave. Però questo non è piaciuto a Ezra, che ha iniziato a fare cose sempre più folli, sia dal punto di vista umano, così come di azioni. Per esempio, raggruppava un gruppo di amici, di persone, e poi iniziava a chiamare la gente per telefono, metteva uno speaker, saliva voce, e chiamava tutte le persone che erano suoi dipendenti, e li licenziava uno per uno. Più questi piangevano, si disperavano per telefono, più lui era felice, si divertiva, rideva, e a quanto pare ha fatto così, licenziando uno per uno tutte le persone che lavoravano con lui, parenti compresi, inclusi anche i genitori. E diciamo, questa è una roba orribile, pure è vero, abuso di potere, è davvero una roba senza senso. A quanto pare Ezra riesce a farsi ritirare il codice per aprire, diciamo, tutte le casseforti e riprendersi tutte le armi. Quindi la casa si riempie letteralmente di lanciafiamme AK-47 che stavano letteralmente buttati per terra. I rappresentanti dell'attore però dicono: guarda, sono tutte armi e munizioni registrate, quindi non c'è niente da temere. Beh, insomma. Verso febbraio tentano degli amici di convincere Ezra a farsi fare una valutazione psicologica. A questo punto Ezra cosa fa? Prende una pistola e dice di voler incontrare lo psicologo solamente con la pistola. Questo risulta con la polizia, che porta Ezra dentro un ospedale per una valutazione medica che a quanto pare ha avuto esito positivo.
Boh, a quanto pare sentenziano che non ci sia nessun problema. Bah. Dopo questo evento, boom, c'è marzo, quindi tutte le parti delle Hawaii, karaoke, eccetera, eccetera. A quanto pare Ezra appare estremamente magro, dimagrito, scavato, non si lava, beve solamente drink energetici, il rum, mangia junk food e prende delle medicine che sono mincodice, beh, spaccasse di droghe. In questo periodo Ezra Miller inizia a girare con Gibson, quella ragazzina insomma che aveva adescato da quando era piccola. Va alle Hawaii, però anziché dire che stanno insieme, che sono una coppia, dice che in realtà lui è il suo tutore legale, è suo padre. Ora, io come vi ho detto molto particolare, se contiamo il fatto che Gibson era senza soldi, senza cellulare e che viveva come senza tetto, ovviamente io non posso pensare che questa sia una roba ok, perché tutte e due le persone non hanno tutte e due lo stesso potere all'interno di questa relazione e quindi per questioni d'età, per questioni di ceto, per questioni anche economiche, è difficile vedere tutto ciò come ok. Secondo alcuni anche Gibson non era molto stabile, secondo altri Miller ha utilizzato la forza, la violenza emotiva e fisica, minacce, paura, paranoia e droghe per tenere sotto il suo braccio, sotto controllo Gibson. Ogni volta che faccio questo discorso molti dicono vabbè ma l'età è solamente un numero, che ci sarà di male, eccetera eccetera. Ovviamente avvicinarsi a una persona molto piccola ti dà la possibilità di poter totalmente ridefinire le regole. Se una persona non ha mai avuto, che ne so, un fidanzato, se tu diventi il suo fidanzato, magari gli puoi dire che boh, è ok che da quando è fidanzata non si metta più la gonna. E ovviamente non avendo nessun termine di paragone, non avendo nessun tipo di rapporto di amicizia, di parente, di roba del genere, per poter avere un confronto, è possibile che tu, anche nelle piccole cose, plasmi questa persona e diventa totalmente soggiogata dalle tue idee, che crede siano sue, ma in realtà sono semplicemente una versione vomitata delle tue idee. E questo rende questa persona non una persona a sé stante che si è formata e tutto, ma una persona manipolata, che dovrà scoprire le sue vere idee, le sue vere sensazioni, desideri e tutto, solamente una volta che potrà avere un confronto, varie altre relazioni per capire. Secondo Gibson, la sua persona è scappata con Ezra Miller proprio per il fatto che i suoi genitori non accettassero la sua identità e la sua sessualità. E secondo me una cosa non esclude l'altra, è molto possibile che i suoi genitori possano aver avuto delle visioni molto ristrette, così come è possibile che sia stata totalmente soggiogata da Ezra. E a rendere tutto più complicato sono anche i precedenti del padre di Gibson, che a quanto pare ha dei precedenti per rapina, avvenuta nel 2003, a quanto pare è stato un leader politico che ha un po' manipolato la figlia, ovvero era una figlia piccolina, era una ragazzina carina e l'ha un po' lanciata come attivista, un po' strumentalizzandola, ecco. Ovviamente per mandare avanti idee, ideali, positivi, però c'era lo zampino, ecco, di un genitore. Toccata all'epoca, diciamo, si fa molto sentire, diciamo, viene presa in considerazione sia da star sia da persone che sono molto all'interno dell'ambiente. Viene intervistata da Angelina Jolie, partecipa alla marcia delle donne, all'attivismo per il cambiamento climatico. A fine marzo Gibson va alle Hawaii con Ezra e lì diventano amici di un uomo. Un membro, un capo di una setta poligama. Loro fanno amicizia perché questo uomo ha un piccolo stand, ha una sorta di bancarella e Ezra dice oh ma che figo, vorrei pure io vendere tutto, dare tutta la mia carriera, tutti i miei benefici da star per vivere così tranquillamente come vivi tu, che sogno. E presenta Gibson come sua accompagnatrice, non nel senso di prostituzione ma più nel senso tipo companion alla Doctor Who. Quest'uomo ha da subito un'ottima impressione di Ezra, che insomma si presenta con questa ragazzina e si presenta come un uomo di alti principi che sta aiutando questa ragazzina in difficoltà. Però, come vi ho detto, questa è la visione di un uomo molto brutto. Chi è quest'uomo? Vi ricordate il padre dei figli di Anna, la ragazza che era scappata in Vermont nella fattoria di Ezra con i tre figli? Esattamente. Lui praticamente gestisce una setta poligama e per setta poligama io non intendo semplicemente vivere poligami o poliamorosi. Io onestamente ci sono tante cose di questa cosa che non capisco nella poligamia, nel poliamore e cose del genere. Però fino a che ognuno ha la sua libertà e dignità, per me ok, basta ci sia consenso. Anche se non capisco, non è interesse mio, non devo farlo io, ecco. Quindi l'importante è che ognuno sia ok con quel tipo di relazione e abbia la propria libertà di consenso o meno. Questo caso però è molto complicato. L'uomo a tutti gli effetti ha una sorta di harem dove non c'è effettivamente una sorta di poligamia, ma dove non c'è una sorta di poliamore, ma a tutti gli effetti lui che comanda e ha un gruppo di donne da trattare malissimo per i suoi comodi e da umiliare e praticare violenza emotiva e fisica a suo piacimento. Ezra diventa super amico di quest'uomo e dice che mamma mia sta vivendo praticamente il suo sogno. E
Insomma, quello che abbiamo visto è molto complicato. Una di queste mogli, di quest'uomo, è proprio Anna, quella ragazza insomma che era scappata con lui nel Vermont. E l'uomo era quello che aveva fatto l'ordine restrittivo chiedendo di vedere i figli e che Anna aveva accusato di violenza. E questo è un momento fondamentale per capire effettivamente qual è la congiunzione tra Ezra e questa ragazza, come si sono conosciuti, e capire anche, ricontestualizzare tutte le dichiarazioni che ha fatto questa ragazza e capire che se viene da una situazione estremamente violenta e manipolatoria, come un po' era anche quella di Gibson nei confronti del padre, è difficile insomma capire se davanti a un'altra relazione che ti sta manipolando oppure no. Ezra e Gibson vanno a vivere a casa di questi e da subito le cose diventano strane. Un giorno Ezra ritorna tutto sudato e dice che era stato inseguito dalla polizia e che aveva nella tasca dei giocattoli per bambini, ovvero dei proiettili di polistirolo. Ezra inizia a prendere le donne e le utilizza quasi come schiave per andare a tagliare la legna e gli alberi in giardino. E a quanto pare fa cose ancora più strane, vi dicevo prima dell'anello, stanno a fare una camminata nel centro commerciale, lui e Startro Ezra e Startro Patriarca, e passano davanti a una gioielleria. Ezra vede un anello di 12.000 dollari con un leone e dei diamanti e rubini rossi e glielo regala a suo tizio. E dice che questo è un'unione tra le loro due famiglie, un matrimonio tra patriarchi, ovvero per unire i loro harem. Io sono rimasta totalmente così, ho detto ma che cazzo è? Insieme, grazie alla loro unione, viaggeranno insieme nel mondo. Che vedo lì? Il patriarca ovviamente c'è stanfista, gli ha regalato un brillocco che costa una cifra e dice madonna mia, sì assolutamente sì Ezra, bacini bacetti, conquistiamo il mondo, famose l'arem del traumi, e che è sopravvissuto a un abuso, una cosa che aveva già detto in un'intervista del 2018. Io onestamente non sento a credere, Hollywood abbiamo capito che è un posto orribile per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Ma a un certo punto, mentre stanno lì con sta famiglia eccetera eccetera, a un certo punto Ezra e Gibson dal nulla una mattina tutti si alzano e loro non ci stanno più. Ma non sono scomparsi da soli, è scomparsa pure Anna, una delle mogli del suo tizio, coi tre bambini. A questo punto tutti i parenti di Ezra Miller vanno alle Hawaii per capire che cazzo sta succedendo, non ci capiscono un cazzo, loro si rivedono, si ricongiunge la famiglia che non si vedeva da anni per questa situazione un po' particolare. A quanto pare tante di queste ragazze però parlano di una cosa, degli abusi emotivi ricevuti da Ezra, sia dal capo patriarca e sia da Ezra. Quando chiedono a persone vicine, hai visto degli scontri tra Ezra e le altre persone, le altre ragazze, loro dicono che ogni interazione con Ezra si trasforma in uno scontro. A questo punto arriviamo a giugno, ovvero c'è l'intervista di Anna e tutta quella parte Instagram, lei fa una diretta e dice oh lui Ezra mi ha salvato la vita, è fantastico, favoloso eccetera eccetera. Lei viene molto attaccata sui social e lei dice che Ezra ha salvato la sua vita perché prima era una stripper che non riusciva a pagarsi le bollette e assicura tutti che da lì a breve si sarebbe aperto un OnlyFans per pagare le bollette perché non aveva nemmeno i soldi per i pannolini. E voglio dire, ma boh, è molto arrabbiata con tutta la stampa che parla di Ezra come se fosse un leader religioso, perché non è assolutamente così, è fantastico, meraviglioso e cuccoloso. Qui arriva la denuncia del capo famiglia, il capo setta, che ce l'ha con Anna, dice che vuole rivedere i ragazzini, però allo stesso tempo si mantiene la parte libera e dice Ezra, io per te ci sto sempre, famo il nostro programmino di tutte ste donne, tutte sto harem e ciao. E allo stesso tempo c'è il pubblicista che tenta di metterci una pezza per Ezra Miller. Ezra lo contatta e dice qui c'è un pochino di brutta pubblicità, potresti aiutare un po' la situazione? E questo coraccio si ritrova nel lavoro peggiore del mondo. In pieno stile privilegio economico, cosa si fa? Se tanto ne mette, le paga a tutti. Paghiamo tutti, fanno gli stazzitti, eccetera, eccetera. Tutte le persone della Hawaii, tutte che ritirano l'accusa, e ciao. L'Islanda nessuno vuole procedere, chissà come mai, molti le malelingue diranno che sono stati pagati, ma solo le malelingue. Secondo alcuni, infatti, ci sono accordi segreti, in pieno stile privilegio economico. Perché a quanto pare nessuna di queste accuse è andata veramente oltre o in tribunale. E insomma, alcuni hanno le loro idee. Infatti, secondo alcuni, Ezra abbia pagato la tizia che gli ha fregato il microfono là per quanto riguarda Sciallo $500. E sospettano che pure per l'arte sia andata un po' così. Il 26 settembre dovrebbe succedere qualcosa, ovvero dovrebbe esserci il mandato di apparizione nel Vermont. Quindi che succede? Ezra Miller arriva lì con un fucile in mano? Lo scopriremo. Perché? Perché a quanto pare è stato accusato di furto. Ezra Miller è stato intrufolato nella casa dei vicini per fregargli il vino. Santi Dio. La sua versione è che in realtà quelli sono vecchi amici d'infanzia, lui stava cucinando del riso con sua madre e voleva del vino, però non si ricordava che questo amico d'infanzia, c'è questa piccola cosa, non gli piace che gli si entra in casa quando lui non c'è. Quindi lui genuinamente era andato lì per prendere del vino, poi ha scoperto che questo amico non è poi così amico e quindi non voleva che gli entrasse dentro casa e gli fregasse la roba.
Ma chi l'avrebbe mai detto, eh? Cioè, io non avrei mai immaginato che entrare dentro casa la gente fosse un reato o così. Ma c'è anche l'ordine restrittivo in Massachusetts, ovvero quello sul bambino di 12 anni, e quello verrà discusso nel giugno del 2023. Il rappresentante dell'attore dice che sono tutti malintesi, che Azra è un fiocchetto di neve, è super fantastiglioso e quindi tutti i media sono brutti e cattivi, ma fortunatamente Azra ha dei fan che sono fantastici, meglio di quelli di Johnny Depp. E ti raccomandiamo. E a quanto pare, insomma, molti dei fan di Ezra Miller hanno iniziato a doxare, ovvero a diffondere informazioni sensibili dove abiti e roba così di molte delle vittime. E quindi, bella merda. Nonostante, insomma, il rappresentante dica che quello del ragazzino sia tutto un malinteso, la polizia locale c'ha una visione un po' diversa per quanto riguarda il bambino di 12 anni. E sostengono che ci sono state 3 interazioni fuori luogo di Ezra verso questo bambino di 12 anni tra aprile, maggio e giugno. Warner Bros. Dai primi di agosto manda il suo comunicato e sono ancora intenzionati a far uscire The Flash nel 2023. A quanto pare è stato tipo un campanello d'allarme per Ezra. Quando volevano cancellare il film, gli hanno detto: senti, bello, datte una acchiappata. E visto che vedeva andare via quel sogno di diventare Flash, si è dato un po' una smossa. Quindi dichiarazione stampa, messo dritto e via a lavorare. A quanto pare sta girando nuove scene per The Flash. Io sinceramente mi domando, Warner Bros, ma che volemo fa? State che pezza al culo. A quanto pare ci avete un debito assurdo. Sto film non so cura nessuno, ma chi se ne frega di un film su Flash? Ci avete speso 300 milioni di dollari e perché perderne 300 nel caso? Ma facciamo altre scene, investiamo altri soldi, giriamo nuove scene, così anziché 300 possiamo perderne 500. Ve giuro, follia. Questa storia tutta è folle. I rappresentanti dicono che Ezra prende molto sul serio il lavoro dello psicologo e la terapia e quindi questa potrebbe essere la porta buona. Ma c'è un'altra lettura, infatti c'è Erin, ovvero la fidanzata dell'epoca di Ezra del 2016 quando aveva iniziato a interpretare il ruolo di Flash. Lei dice che in realtà lui non aveva mai visto Ezra come poi è stato rappresentato sui giornali, però ha detto che è molto cambiato per quanto riguarda il prima e il dopo. Dice che la loro storia è finita non perché insomma c'era qualcosa che non andasse, ma perché giovane Orsetto, la Jasper Orsetto, il suo consulente spirituale, gli ha detto a Ezra di lasciarla perché era donna parassita, era parassitaria per quanto riguarda l'energia e quindi la doveva mollare. Lei dice che non ha mai subito violenza da lui, però ha detto che ha avuto un approccio molto manipolatorio, tanto che addirittura che quando si sono lasciati ha iniziato a dire agli amici e anche a lei stessa che lei era violenta, che quindi che praticava violenza emotiva su di lui, eccetera eccetera. E lei per molto tempo effettivamente credeva di aver commesso questi errori. Adesso che sta leggendo tutte queste cose dice che forse non era lei la persona violenta della coppia, ma forse anche il suo stesso ricordo potrebbe essere stato manipolato da Ezra stesso. Al momento ovviamente non si sa la verità su questa singola cosa, però onestamente gli eventi legati a fatti manipolatori di controllo verso le donne o le ragazze molto giovani sono davvero tanti e onestamente a me sembrano un po' troppi e non è questione di tabù o roba del genere, è proprio una questione che a prescindere di quale sia l'orientamento, l'identità, se tenti di sopravvaricare, di prevaricare un'altra persona e di non dargli diciamo gli strumenti per poter avere una libertà decisionale, emotiva, di comunicazione, economica, eccetera, eccetera, beh, lì c'è una questione di controllo che è pericolosa in qualsiasi situazione, in qualsiasi relazione e quella è un problema. C'è pericolo che magari una relazione poliamorosa possa essere nascosta, presentata come tale, ma sotto possa esserci della violenza o poligamia manipolatoria? Assolutamente sì, esattamente però secondo me come, non lo so, una relazione normale, una relazione basic, etero, tra due persone esclusiva che potrebbe essere violenta e potrebbe assoggettare il partner. Quindi nessuna situazione diciamo è priva di determinate dinamiche prevaricatorie o pericolose purtroppo. E la storia di Ezra Miller onestamente a me sembra ancora più assurda rispetto a quello che noi conoscevamo, veramente sempre peggio, ogni volta che leggevo una cosa era sempre peggio. Dopo questo articolo di Vanity Fair, questa inchiesta per me, mamma mia che paura. Ma voi cosa ne pensate? Cosa vi ha colpito più di questa storia? A me onestamente della parte della setta. Lì questa setta poligama è per me stata too much, è stato proprio il punto d'arrivo dove ho detto no, questo per quanto possa essere fraintendibile, questo è veramente da pezzo di merda. E quell'altro rincoglionito che gli fa, Ezra ti penso ancora, ho il nostro anello, ma vattene a fanculo. Questa però era la mia opinione, se voi siete rimasti fin qui lasciate qui sotto un emoji di un orso, esattamente come Jasper Orsetto, il consulente spirituale, che cioè pensate veramente quanto può essere pericoloso il fatto che una persona, tu sei debole magari in quel momento perché stai vivendo un momento molto delicato della tua vita, oppure non sei lucido e ci sono così tante persone che si avvicinano per fregare
gatte sordi, manipolate. Davvero brutto. Se non siete qui, come vi ho detto, lasciatemi qui l'immagine dell'orsetto, oppure scrivete orsetto. Noi ci vediamo al prossimo video. Video di domani, niente Ezra Miller. Domani è il mio compleanno, quindi vi porto una storia che mi sta molto a cuore. Spero entrerà anche nei vostri cuori. Quindi, noi ci vediamo al prossimo video.